Nel girone Ovest, primato solitario in classifica per Casale Monferrato, che passa anche a Treviglio con Blizzard sugli scudi ad ore di 24 punti. Lo 0-5 iniziale dello scorso inizio campionato è solo un brutto ricordo per Coach Ramondino, con i suoi ragazzi che conducono praticamente per tutto il match e firmano la lungo finale verso la metà dell'ultimo quarto. Continua il momento no di Treviglio, un autentico flop per il momento, con un Vosquil che è ormai un problema. 1 su 8 da 3 per l'americano naturalizzato danese, momenti opposti anche per Eurobasket Roma e Scafati, con i campani che sbancano il palo tiziano per la seconda settimana consecutiva. Se Scafati va di diritto nel nostro podio top, con Miles autore oggi di 26 punti, in casa Eurobasket si apre una vera e propria crisi. Il pacchetto lunghi, sulla carta punto di forza della formazione romana, rende ben al di sotto delle proprie aspettative e sembra mal collaudato, tanto che il migliore in campo nella sfida con il giallo-blu è stato l'ultimo arrivato Berkic con 9 punti. L'allontanamento di Bonora ci è sembrato frettoloso, frutto più di una scarsa fiducia nell'allenatore dopo i mancati playoff dello scorso anno, con la società che probabilmente non ha avuto il coraggio di troncare il rapporto durante l'estate. A tratti sembra regnare l'anarchia nel roster bianco-blu, con l'ottimo di Lurch e la veemente ma vana reazione del terzo quarto contro Scafati, 2 punti da cui ripartire. Anche se manca ancora il condottiero, a meno che il vice di Chiara non venga confermato head coach per il proseguo della stagione. Ed è un flop anche quello di Cagliari, che lontano dal Palapirasto incassa clamorose imbarcate. Dopo quella di Scafati è giunta quella di Latina, con i puntini meritatamente nella nostra top 3 di settimana, forti di un brillante Raymond da 30 punti, della doppia doppia di Allodi e di un Laganà finalmente ritrovato dopo anni di infortuni. La seconda vittoria consecutiva per Latina giunge ancora senza Drungilas, con la società che ha chiuso il rapporto con il lungo lituano ed è ora in attesa di annunciarne il sostituto. E vola al top anche Agrigento, che costringe Tortona alla prima sconfitta dell'anno, con i piemontesi che dopo essere stati anche sul più 16 a metà del terzo quarto, soffrono la grande rimonta dei siciliani a trazione tutta italiana con Evangelisti, Pepe ed Ambrosini. Ed il colpo di grazia lo dà Williams, che mette la propria firma sulla vittoria dei ragazzi di Ciani. Nell'altro anticipo del sabato, Siena batte Napoli dopo un overtime soffrendo per gran parte del match, con i partenopei privi anche di Carter a causa di un problema al ginocchio, avanti per tre quarti. Ma 52 punti del duo Ebanks-Turner tengono viva la Menzana, che nel supplementare trova le due triple che spaccano il match con Casella. Rotondo invece il successo di Legnano su Biella, con un Raivio da fantascienza autore di 31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. L'unica nota positiva per Biella è il debutto stagionale di Whittle dopo l'infortunio al ginocchio accusato durante la preparazione ad Eurobasket 2017 con la maglia della Gran Bretagna. Si conferma squadra ultimo quarto a Reggio Calabria, che supera Rieti grazie al tiro dalla lunetta ad una fase difensiva blindata che non concede più nulla ai Sabini negli ultimi 10 minuti. La doppia doppia di Paker e Fabi influiscono sul dominio a rimbalzo degli arancioneri, che trovano la tripla che orienta il match dalla loro parte con Akbogan. Infine, primo acuto stagionale dopo 3 KO di fila per la Virtus Roma, che passa di misura sull'ostico campo di Trapani in quello che si è rivelato essere il match della giornata. Equilibrio tra le due squadre fino alla fine, con Perry, Thomas e Roberts in evidenza al cospetto di un deludente Jefferson. Viglianese e Baldassa sono le rispettive stelle tricolori, prima che una tripla di Landi vada a decidere il match sbloccando la situazione in classifica dei capitolini, che lasciano da sole sul fondo della graduatoria Napoli e Treviglio, con la sola Junior Casale a guardare tutti dall'alto. In mezzo, enorme bagarre con Agrigento, Scafati e Legnano, che fanno un deciso passo avanti anche in un'eventuale ottica Coppa Italia. Nel prossimo turno, big match proprio tra Casale Monferrato ed Agrigento, con Virtus Roma Tortona, Legnano Latina e Scafati Siena, altri match di cartello. L'Eurobasket va sul difficile campo di Biella in cerca di un sussulto d'orgoglio, mentre sono complicati gli impegni delle ultime della classe alla ricerca del primo sorriso. Napoli riceve Trapani e Treviglio farà visita a Rieti.